Continua la mobilitazione contro la realizzazione del biodigestore a Barchi di Terre Roveresche. Colleghiamoci allora con Piazza 20 Settembre, dove è arrivato il corteo partito dal Pincio di Fano. A organizzare l'iniziativa è stato il Comitato a Difesa del Territorio. Noi abbiamo in collegamento il Presidente. Vediamo subito se riusciamo a ripristinarlo. Eccolo qua. Mauro, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per lo spazio che ci state dedicando. Grazie. Per fare chiarezza, siete contrari al biodigestore oppure alla realizzazione dell'impianto in quel punto, esattamente nella frazione di Carafaneto? Bisogna che questa risposta gliela sdoppio. La prima è: siamo contrari a questi impianti di queste dimensioni, siamo invece totalmente favorevoli a microimpianti di prossimità che limiterebbero fortemente gli impianti, riuscirebbero ad affrontare i problemi che ha il territorio e assolutamente potrebbero essere fatti totalmente dal pubblico. Quindi sì, siamo contrari a questo tipo di impianti di queste dimensioni, ma sappiamo che c'è la necessità di fare dei microbiodigestori per salvaguardare il territorio. Questo impianto ha il doppio problema perché, oltre ad essere sovradimensionato, è anche ubicato in una zona totalmente assurda. Quindi lontano dalle principali vie di comunicazione, che cosa intende? Siamo innanzitutto in piena zona agricola, siamo con una viabilità che attualmente nell'ultimo tratto di strada dove dovrebbero transitare i mezzi pesanti è addirittura in divieto d'accesso vista l'ammaloramento della strada. Siamo a 20 km dall'uscita dell'autostrada di Fano, abbiamo un solo unico punto d'accesso consentito dalla provincia e l'unico punto sulla strada Cavallara 49 risulta ammalorato da frane in essere, da impianto bituminoso asfaltato mal ridotto e soprattutto da ponti con limitata portata di transito. Quindi è sbagliato in tutto. Perché avete scelto proprio Fano per questa manifestazione? Noi non saremo mai venuti a Fano perché, come dicevo prima nell'intervento pubblico appena fatto, di solito rispondo a domanda con risposta. In questo caso devo farle un'altra domanda e mi permetto: perché non dovremmo essere venuti a Fano quando ci troviamo dopo due anni e mezzo dalla partenza dell'iter e un anno e mezzo in cui avevamo mandato chiare indicazioni al sindaco Seri? Io, voi avrete anche le registrazioni, sono intervenuto personalmente anche in diretta in occasione di un discorso fatto proprio al sindaco stesso sul biodigestore, in cui lo avvisavo delle paure che l'entroterra aveva o poteva avere nel non essere coinvolto in queste decisioni, ma purtroppo non abbiamo avuto né come comitato, che poteva anche andar bene nei limiti del possibile, ma addirittura non contattare neanche le amministrazioni paritarie alla vostra è veramente un'assurdità. C'è stata, devo dire, una grande partecipazione a questa protesta, so che avete organizzato anche diversi pullman. Chi era presente? Siamo scesi con quattro pullman, tanti si sono mossi in auto per stare nella vostra bella città stasera, fermarsi ad ascoltare della bella musica e assaporare dei gustosi piatti, perché ci riteniamo gente civile, gente rispettosa. Infatti siamo venuti giù con un corteo, diciamo, gogliardico ma rispettoso della città che ci ha ospitato, e altrettanto faremo nel ritornare a casa con tutti i nostri ideali intatti, anzi rafforzati dalla presenza della gente che ha partecipato. Avete visto associazioni di categoria: Confagricoltura, CIA, Copagri, Confcommercio Pesaro, per non parlare di tutte le Proloco, i consigli unificati, l'associazione dei cacciatori, dei fuoristrada e quasi tutte le 37 associazioni del comune di Terre Roveresche. Quindi questo vi deve far capire qual è il malessere del nostro entroterra rispetto a questi impianti. C'è un appello che volete lanciare? L'appello è questo: noi non siamo nimbi, tutto ci potete dare che al di fuori che nimbi, perché abbiamo ospitato per 25 anni una discarica di rifiuti indifferenziata che ad oggi risulta lì in attesa del capping definitivo a cui la provincia ancora non ha messo mano e non sapremo neanche se ce lo metterà viste le attuali condizioni finanziarie. Quindi l'appello che lanciamo è:
abbiamo avuto l'Agroter, abbiamo avuto l'inceneritore di Schieppe, abbiamo avuto la Turbogas di Corinaldo, abbiamo avuto la Fileni di San Lorenzo, abbiamo ancora in essere l'Agroter di Sant'Andrea, è ora che ci lasciate in pace. Non possiamo essere sempre noi a risolvere i problemi degli altri. Noi abbiamo dato, adesso è ora che qualcun altro si prende le responsabilità di un comune che è la terza città delle Marche, di farsi in autonomia il biodigestore, perché avete le possibilità, le qualità e le tempistiche per non perdere gli incentivi statali. Questa è la strada che consiglio di intraprendere al Consiglio Comunale di Fano. Allora potrete gridare che l'ASET è libera e autonoma. Noi attualmente con la proposta in essere la riteniamo un'ASET invadente e non rispettosa dei comuni a voi vostri come il vostro, insomma. Mauro, grazie per questo collegamento, grazie per il suo intervento. Arrivederci.